primordi della terra, l'antico umano non era un primato, ma un essere strano, un androgino, figlio della luna, né maschio né femmina, portava entrambi in un corpo solo. Io lui viveva il mistero dell'attuale coppia umana, dell'uomo e della donna, il segreto del sesso androgino. Poi la luna e i suoi dei lasciarono la terra, dividendo l'androgino in due polarità, un maschio e una femmina in due corpi. I giardinieri della vita camminavano nell'Eden, e venne così il portatore di luce. Voi siete dei, non lo sapete, in voi riposa un gran potere, nelle mani vostre avete l'intero universo, nel vostro capo c'è un mistero, un frutto che non è proibito, mangialo anima, dallo spirito, usate il cervello. L'albero del sistema nel mondo dà buoni frutti, usate il cervello. Androgino. Dentro un corpo di carne è di certo diverso che pensare in un'anima avvolta di vento e credere di essere dei sulla terra. Fu la grande illusione che ancora portiamo nel ventre, quale segno sulla nostra pelle. Demoni e dei si intrecciano nell'anima dell'uomo e nella sua caparbietà. Umana, il mostro del serpente antico ancora vive in noi, ma l'antidoto si trova nel